Esordio da dimenticare per Moreno Longo nella panchina del Como. Si è aperta la settima giornata, il primo anticipo dedicato alla settima giornata del campionato cadetto. Bentornata Serie B, bentornato Grande Calcio. Domani sarà una grande giornata dedicata ai tre anticipi della Serie A. Alla settima giornata del campionato cadetto, al big match al San Nicola tra il Bari, secondo in classifica, e la capolista, le Rondinelle, il Brescia di Pep Clotet. Appuntamento poi domenica pomeriggio per l'esordio di Fabio Cannavaro nella panchina del Benevento. Ma intanto andiamo a parlare, a presentare questo settimo turno che si è aperto con l'esordio sulla panchina del Como, un esordio da dimenticare sotto tutti i punti di vista per l'ex allenatore che ha fatto la storia dell'Alessandria riportando in cadetteria l'ambito club piemontese ai danni purtroppo del mio Calcio Padova. Sotto una pioggia torrenziale, sotto un diluvio universale, ritrova una vittoria che mancava addirittura dallo scorso 21 agosto, dalla vittoria in rimonta ottenuta proprio davanti al pubblico amico, davanti ai propri tifosi al San Vito Marulla, il Cosenza di Davide Dionigi. Davide Dionigi, ex calciatore peraltro del Como nella stagione 94-95, 14 gol che riportarono, che fecero salire di categoria dalla Serie C alla Serie B la formazione lombarda. È una serata da dimenticare per l'ex allenatore dell'Alessandria che inizia davvero nel peggiore dei modi questa nuova avventura. Il Como, dopo il pareggio beffa nella sesta giornata con il gol in extremis a tempo ormai scaduto al Sinigaglia contro la spalla di Roberto Venturato, il gol di Salvatore Esposito a completare un 3-3 che aveva condizionato, che aveva sicuramente messo in allarme la panchina dell'assistente, del secondo allenatore Massimiliano Guidetti, dopo l'addio purtroppo di Giacomo Gattuso. Moreno Longo, che aveva duettato proprio con Giacomo Gattuso 2 stagioni fa per la promozione in Serie B. L'esordio è da dimenticare perché ritrova il successo la formazione calabrese. Dicevamo, sotto un diluvio universale in quella del San Vito Marulla, un primo tempo condizionato purtroppo da errori difensivi. Partiamo dall'errore da parte di Vignali, che sul cross di colui che è entrato nel posto da parte dell'infortunato Rispoli, entra Martino, cross di Martino all'interno dell'area di rigore, un intervento difensivo a liberare l'area da dimenticare che finisce sui piedi di Christian D'Urso, l'ex Cittadella e Perugia si coordina con il destro e batte Ghidotti per il gol del vantaggio calabrese al 31esimo. Passano 6 minuti dagli sviluppi di un calcio piazzato, arriva purtroppo il secondo errore difensivo da parte della formazione di Moreno Longo, uscita a vuoto da parte di Ghidotti che non trattiene la sfera, la palla arriva a Capitan Rigione che non sbaglia, grave l'intervento anche sulla linea di porta da parte di Leonardo Mancuso che sbaglia il tempo dell'intervento, il tempo per liberare il pallone che stava per finire in rete, ma purtroppo anche lì davanti l'ex Empoli, Pescara e Monza che lo scorso anno aveva ottenuto la promozione con la formazione lombarda. Una giornata da dimenticare lì davanti con qualche chance non sfruttata. Prima del termine della prima frazione, però, il Como riapre la bagarre, riapre questo anticipo del venerdì sera grazie al gol dell'ex Spezia Luca Vignali, che si fa perdonare l'errore sul tentativo di liberare l'area che aveva condizionato, che aveva aperto la sfida al 31esimo con il destro vincente di Christian D'Urso. Vignali che ruba il tempo dell'intervento.
riesce ad infilarsi all'interno dell'area di rigore, supera sia Merola che Panico e poi batte Matosevic che non riesce a trattenere la sfera. 2-1 all'intervallo, il secondo tempo si apre con il cambio fuori, uno spento, una giornata da dimenticare, una partita da dimenticare per Leonardo Mancuso. Entra l'ex Cagliari Alberto Ceri, che si fa subito notare su una palla crossata all'interno dell'area di rigore da parte di Vignali, e poi il tentativo ancora di Ciaigia sul tentativo di non bloccare il centrocampista da parte del duo formato da Brescianini e Boca. Da segnalare una grande chance sull'asse Patrick Cutrone, che arrivava dalla doppietta, l'ex rossonero, i primi due gol in Serie B nell'ultima partita contro la SPAL. Patrick Cutrone che riesce a duettare con Cerri, palla in mezzo per l'ex attaccante del Cagliari, che però non ci arriva per un soffio. Nella finale espulso l'ex Bologna Binks al minuto numero 82, e poi sul tentativo prima da parte in area di rigore c'è una grande chance per Brescianini sull'assist di Boca. Dagli sviluppi del corner successivo, la traiettoria da parte di Vallocchia e il colpo di testa vincente per colui che era entrato al 55esimo al posto di Brignola per rafforzare il reparto difensivo di Davide Dionigi, Andrea Meroni. Primo gol per il difensore classe 97 in campionato, primo gol in Serie B. È un gol che fa respirare, che fa addirittura volare al terzo posto la formazione calabrese, che ritrova il successo che mancava, come dicevamo, dalla seconda giornata di campionato, dal 2-1 in rimonta proprio qui al San Vito Marulla contro il Modena, neopromosso allenato da Attilio Tesser. Per una sera il Cosenza si gusta il terzo posto in classifica a meno 4 dalla due di testa formato da Brescia e Regina. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!